field study abroad è tutte le volte che partiamo. Grand challenges sono le grandi sfide che ci aspettano. Field study alumni sono gli studenti che sul territorio studiano e danno risposte concrete a problemi reali. Questa volta per studiare le energie rinnovabili e le tecnologie, ma anche tutta la parte economica, sociale, ambientale che gira intorno ad un impianto energetico, siamo andati a Ventotene. A Ventotene i ragazzi hanno visto gli impianti partendo dalla risorsa, il sole, e arrivando all'utilizzo finale, sia pubblico, sia privato, sia di turismo e di divertimento. Ancora di più con il vento, facendo vela, muovendoci sul mare, è lo stesso vento, gli stessi fenomeni di resistenza, di portanza, che poi applichiamo nelle paleoliche, quegli stessi fenomeni che dopo ottimizzati danno vera energia per lo sviluppo. E il tutto è nato proprio dagli studenti che, appassionati alla materia, sui libri, vogliono passare prima possibile al territorio. Quindi qualsiasi materia universitaria è fondamentale, dalle politiche economiche all'ambiente, chiunque può dare un contributo importante. Le tecnologie ovviamente, ma le tecnologie viste nel loro insieme, quindi le energetiche, meccaniche, elettroniche, il controllo, la comunicazione, la telecomunicazione, tutto questo fa parte dello studio di un sistema energetico, fa parte di un processo che porta a sviluppo e mantiene una relazione con l'ambiente, l'economia e la società. La proposta è stata accolta con entusiasmo dal sindaco e dalla cittadinanza, perché Ventotene potrebbe essere veramente la prima comunità energetica a energie rinnovabili in una mini grid che vuole utilizzare tutto il progresso, tutta l'energia primaria, vento, sole, biomassa, per sviluppare non solo il turismo, ma anche tutte le aspirazioni produttive e tecnologiche dell'isola stessa. Potremmo dire abbiamo costituito la prima comunità energetica. Sì. Siamo Anton. Vengo dall'Egitto e sto qua per studiare ingegneria energetica alla Sapienza. Vabbè, partecipo a questa esperienza, vedo che cos'è, ma è una cosa meravigliosa. E soprattutto, grazie alle conoscenze che abbiamo, questa è una cosa che forse può renderci anche un po' fieri di quello che studiamo, avere quell'occhio di riguardo per poter migliorare anche la qualità della vita di queste persone. E poi vabbè, le prime esperienze almeno per me di vela, comunque sia di proprio di amore verso il territorio anche in questo senso. Affascinante, innovativa, da replicare. Perché noi all'università prendiamo solo le parti tecniche, ma ci servono altre capacità, non soltanto quelle tecniche. Mettere tutto insieme come un puzzle. Io sono Alessia Moretti, sto all'ultimo anno di ingegneria energetica magistrale. Io sono Pupaglio Leonardo, studio triennale l'ultimo anno, sempre ingegneria energetica. Allora, in questo staff devo dire che ho trovato un gruppo veramente emozionato e divertente, un po' cacciaroni, vero? Però molto pronti sempre a dare una mano, tipo Leonardo. Posso confermare che darò una mano? Sono Andrea Micangeli. Insegno sistemi energetici alla Sapienza e in altre università d'Italia e in Africa, negli Stati Uniti. Questo è il nostro... questo faccio. Basta, ciao.